Allora siamo sagomando il riser. Io faccio una gran fatica, ma purtroppo non amo lavorare con le macchine, perché la macchina va troppo veloce e quindi non riesco a controllare bene le curve, non riesco a controllare bene la sagomatura. Quindi preferisco tribolare un po', ma lavorare a mano con la raspa. È un lavoro più lungo, però mi dà più soddisfazione, riesco a controllarlo. E poi la cosa bella della lavorazione a mano è che tu riesci a ottenere delle curve, cosa che con la macchina non fai. Con la macchina, con la nastratrice che gira, anche se tu sei molto bravo, ottieni una spezzata, non arrivi mai ad avere una curva perfetta. In questo modo invece io aggiusto tutto e riesco a creare curve e controcurve come piace a me, in un'armonia totale. E quindi vado avanti così, anche se mi costa sudore e fatica, soprattutto col passare degli anni. Ma questo deve essere un piacere, deve essere soprattutto un divertimento, altrimenti non va più bene. Quando si va a sagomare la finestra di un arco bisogna stare particolarmente attenti, perché se la finestra è tagliata e sagomata in modo errato, quando la freccia esce potrebbe avere delle interferenze. Come sappiamo, il paradosso dell'arciere fa sì che la freccia compia una serie di flessioni. Durante queste flessioni l'impennaggio della freccia va ad avvicinarsi molto alla finestra. Quindi c'è una regola fondamentale che io uso, che è quella di creare due punti di pressione sia sul piano orizzontale che su quello verticale. Questi due punti di pressione sono minimi, stiamo parlando di un millimetro circa, e sono perfettamente corrispondenti. Questo per fare in modo che la freccia vada a premere in un punto unico e perfettamente in asse. Rispetto a questo punto, che più o meno è centrale rispetto alla finestra, si va a togliere materiale sia davanti che dietro, lasciando appunto uno spazio di vuoto, in maniera tale che anche se l'impennaggio si avvicina all'arco, comunque non interferisce con questo. Questo andare a togliere materiale, soprattutto nella parte del belly dell'arco, e gli americani lo chiamano clearance. Il clearance per loro appunto è il dare questo agio all'impennaggio di non urtare con la finestra. Dopo aver fatto il lavoro grosso a mano, usiamo la carta vetrata, le bobine di carta vetrata per fare i lavori di rifinitura, togliere gli sgraffi della carta vetrata, della raspa soprattutto. Adesso si parte col lavoro quello di fino, che io faccio esclusivamente con la carta vetrata, ed è quello che poi porta allo stato finale l'arco, prima della verniciatura. È un lavoro paziente, però vedi proprio che il legno si sagoma sotto le tue mani e soprattutto si sagoma con le forme, con le curve che tu vuoi dare.
riesce a controllare benissimo la lavorazione, perché in questo modo si lavora con estrema lentezza e quindi non c'è rischio che la macchina porti via un pezzo di legno di troppo. È un lavoro da fare con pazienza, ma tanto, voglio dire, l'arceria è una materia che è stata sviluppata nel corso di millenni. È stato il primo pensiero evoluto applicato a un oggetto. Quindi, voglio dire, andare di corsa per realizzare un arco mi sembra veramente una follia, soprattutto un arco tradizionale. Ora, molti pensano che costruire un arco sia un lavoro di falegnameria. Assolutamente no. Il falegname può fare i comodini, può fare mensole, può fare armadi, può fare tutto ciò che è statico. Qui stiamo parlando di dinamica pura, quindi non c'entra niente con un mobile. Dinamica pura significa che qualunque piccolo elemento costruttivo che c'è in un arco ha un'incidenza sul suo rendimento, ha un'incidenza su quello che poi l'arciere si ritrova tra le mani. Quindi nulla può essere lasciato al caso. Per fare un arco serve un bravo arciere, inteso bravo da un punto di vista tecnico ovviamente. Poi se è anche un arciere che colpisce il bersaglio, che vince le gare e ottiene dei risultati anche da quel punto di vista, è un valore aggiunto importante. Però fondamentalmente bisogna conoscere la tecnica che muove il tutto. Bisogna studiare, bisogna perdere del tempo sulla sperimentazione, bisogna perdere del tempo sui libri e soprattutto la sperimentazione che ti fa comprendere che ti fa comprendere l'evoluzione di quello che fai, perché più cose fai e più riesci poi a capire dov'era l'errore e correggerlo. Ma comunque sia, rimane il fatto che falegname ha delle nozioni di lavorazione del legno, ma non c'entra nulla con saper fare un buon arco. E io vengo da una famiglia di falegnami, la passione del legno l'ho presa da loro. Poi dopo chiaramente ho cominciato a studiare l'arceria sia da un punto di vista storico che tecnico, e la cosa mi ha appassionato al punto tale che adesso mi vedete qui con la carta vetrata in mano. Ormai sono tanti anni, ne ho mangiata di polvere abbastanza e penso che vorrei continuare a mangiarne ancora tanto, perché significa che continuerò a fare quello che mi piace. Levare gli sgraffi da questo legno è dura, perché questo è scedua, detto anche Amazuke, è un bel legno duro e compatto e dà buone garanzie di stabilità sull'arco, però come ripeto, quando bisogna poi andare a rifinire e levare i segni della raspa è abbastanza impegnativo. Come vedete ci sono curve e controcurve e non c'è una spezzata, non c'è un qualche cosa che non si raccorda. Ogni linea è il seguito della linea precedente in maniera armonica. Questo tipo di lavoro si ottiene solamente facendolo manualmente. Con la macchina non si riesce a fare questo, si va molto più veloci, la produzione è sicuramente più elevata, però non si ottiene questa omogeneità di curva, che è quello che mi dà soddisfazione, è quello che rende poi bello l'arco. Domani mattina andiamo a sagomare le tips, sono già state incollate con degli strati, con quattro strati di fibra di vetro per dare la migliore resistenza anche con l'uso di filati moderni. Ormai si usano filati che rispetto al Dacron di una volta non hanno paragone, sono molto meno estensibili, rendono sicuramente di più, ma sottopongono anche l'arco, soprattutto le tips dell'arco, a degli stress più importanti. Se un domani vi doveste mettere a fare anche voi archi, usate sempre la mascherina, fate come dico, non fate come faccio, mi raccomando.
Un arco rifinito male, anche qui vale la pena spenderci due parole, un arco rifinito male tira come uno rifinito bene? Attenzione, quindi la domanda è: ma perché perdere tanto tempo a fare le rifiniture in maniera attenta? E perché? E perché? Perché la mattina non si esce con un calzino di un colore e un calzino di un altro? Perché? Perché quando fai una cosa fatta bene ti appaga e ti dà soddisfazione, e questo è il motivo per cui io faccio archi. Non vivo con questo, e quindi per me è fondamentale che l'oggetto venga come io mi sento che debba venire, cioè al meglio. Ovviamente bisogna vedere le cose, se non le vedi è inutile, no?